Questa strada non è che è pericolosa, è una cosa impressionante, per cui non c'è una macchina che fa meno di 90-100. C'è stato anche morti qui, né il primo che c'è mai qui, morto lì, morto laggiù. Eleni è morta a soli 29 anni lungo questa strada, via di Ristradella, il 6 novembre 2019, perché un'auto a 70 km orari in un tratto con limite a 50 ha invaso la sua corsia e le è finita contro. L'automobilista, un 46enne accusato di omicidio stradale, ha presentato nel processo un parere medico legale nel quale si dice che non ci sarebbe colpa nella sua condotta di guida. A disegnare quella traiettoria fatale sarebbe stato un colpo di sonno patologico causato dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, scoperta solamente dopo. Un evento improvviso, imprevedibile ed incontrollabile, tale da rendere in quel momento l'uomo incapace di intendere e volere e dunque non può. Ovviamente il padre della giovane vittima non ci sta al fatto che il drammatico incidente possa concludersi con un nulla di fatto. Il sonno patologico può scusare l'incidente solo se al momento era del tutto ignaro. Adesso nel caso di specie l'incidente è avvenuto allorché l'imputato aveva 46 anni, una patente di guida da 28 anni, quindi risulta non affatto verosimile che fino allora non ci siano stati dei segni della malattia. Il legale della famiglia ha già depositato una memoria al GUP, 7 pagine nelle quali si allinea alle conclusioni della procura che imputa al 46enne negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme del codice della strada. Il papà chiede giustizia, il papà è stato risarcito. Quindi non vuole denaro e nessuna somma potrà mai comunque ricompensare la grave perdita. A decidere se si sia trattato di un colpo di sonno patologico oppure una colpa da punire spetterà il giudice Giulia Soldini. La sentenza è attesa per il prossimo 17 settembre.